vincitrice per la scuola primaria, la scuola Pietro Scuderi dell'Istituto Comprensivo Santo Galì di Lingua Glossa. Buongiorno a tutti, io sono Carola e io sono Giorgio. Abbiamo 6 anni e veniamo da Lingua Glossa, un piccolo ma bellissimo paese ai piedi dell'Etna, e rappresentiamo la classe prima B della scuola primaria Pietro Scuderi. Insieme alle nostre maestre abbiamo ricordato la storia di Vittorio Bachelet per fare memoria del bene. Ve la raccontiamo. Vittorio, un uomo buono, mite e umile di cuore, un ingiusto, un servitore del Vangelo e della Costituzione, un giurista rispettoso delle leggi, un politico onesto, un figlio, padre, marito, coraggioso e amorevole. Seminatore di seme buono, e noi come Vittorio vogliamo seminare il bene, accogliere tutti, donare il nostro tempo agli altri, essere solidali, rispettare le regole per costruire un mondo migliore dove tutti potranno vivere come fratelli. Istituto Comprensivo Palena di Torricella Peligna, plesso di Rocca Scalegna. Buongiorno a tutti, noi siamo la classe terza di Rocca Scalegna della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Palena Torricella Peligna. Noi in questo video abbiamo cercato di metterci nei panni delle persone e delle famiglie di quell'epoca, cercando le emozioni e le reazioni delle persone. Noi in questo video abbiamo scelto come tema per rappresentare il messaggio che Bachelet ha dato la famiglia, e questo video l'abbiamo utilizzato anche per ricordare questo personaggio importante che ha dato la propria vita per lo Stato e per la democrazia. E questa esperienza a noi è servita per approfondire le conoscenze su quest'uomo molto importante e per conoscere noi stessi a livello gruppo classe, perché ci siamo divisi i compiti facendo sì che il lavoro venga svolto. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Nicola Ravanelli e ho 19 anni. Buongiorno a tutti, io sono Martina Intragnano. Siamo qui oggi, noi della classe Quinta F, rappresentiamo l'Istituto Claudio De Medici di Bolzano. A inizio ottobre i nostri docenti, Lara Spiller e Marco Paoletti, ci hanno presentato la possibilità di poter partecipare al concorso dedicato alla memoria di Vittorio Bachelet. Abbiamo quindi deciso, prima di realizzare il video, di approfondire la sua figura, documentandoci, grazie a documenti e filmati, per entrare in contatto con la sua eredità di principi e ideali. Modellare con l'argilla il viso di Vittorio Bachelet è stato per noi un modo per dare una prima forma agli ideali e ai principi con i quali eravamo entrati in contatto. Abbiamo filmato l'intera realizzazione dell'opera e abbiamo scritto dei testi che mostrassero i valori per i quali Vittorio Bachelet si è battuto e di cui ancora oggi abbiamo bisogno. Valori come giustizia, democrazia e libertà sono valori universali a cui noi giovani dobbiamo ispirarci. Siamo molto onorati di essere qui e di testimoniare l'importanza di persone come Vittorio Bachelet. Grazie.
Grazie.